Ehi tu, vuoi rimanere sempre aggiornato sui video di questo canale? Beh allora premi la campanella per ricevere ogni giorno i feed e se desideri contenuti esclusivi passa anche da Instagram e da Facebook che trovi in descrizione. Buona visione! Con l'ultimissimo trailer di Pokémon Ultra Sole e Pokémon Ultra Luna abbiamo aperto uno squarcio nella fitta tela che ci separava dal capire quanto questi giochi fossero diversi rispetto ai loro predecessori ed è per questo che oggi e nei prossimi giorni andrò a parlare di vari argomenti riguardanti questi nuovissimi trailer. Prima di iniziare vi ricordo però che domani, domenica 8 ottobre, uscirà la mia teoria finale riguardo a Pokémon Ultra Sole e Pokémon Ultra Luna. Quindi ragazzi, mi raccomando, rimanete sintonizzati anche con una bella iscrizione al canale. Detto ciò, direi di andare a parlare del tema centrale di oggi, ossia Lilia. Questo personaggio, analizzando i più recenti trailer, risulta avere un ruolo sicuramente diverso rispetto a quello che ricopriva in Pokémon Sole e Pokémon Luna. Difatti, in questo frame molto particolare del trailer, possiamo vedere come Nebulino sia con il personaggio giocante senza che Lilia si trovi nei paraggi, lasciando intendere che il custode dell'esemplare di Cosmog venuto da un ultramondo saremmo proprio noi, a discapito della ragazzina assistente di Kukui. Inoltre, in quella ormai famosa locandina, possiamo vedere come essa sembri possedere una Pokéball, sinonimo di allenatore. È dunque chiaro che nei prossimi titoli, Lilia, in un punto non meglio definito dalla trama dei giochi, inizierà ad allenare effettivamente Pokémon. Ora, la domanda che mi sono posto è: dove potremmo effettivamente ritrovarcela? Lei ci seguirà comunque fino ai fatti legati a Necrozma, come possiamo vedere dai trailer, fatti di cui parlerò l'8 ottobre, quindi manterrà la sua caratteristica di, fra tante virgolette, rivale per così dire, e difficilmente potremmo ritrovarla come capitano o Kauna di qualche isola dispersa per la regione, come alcune teorie hanno supposto in giro. Insomma, sarebbe una cosa troppo rapida perché avvenga all'interno della trama stessa. Piuttosto ritengo molto probabile una cosa molto differente. Ovviamente queste sono pure speculazioni, quindi non vere e proprie teorie, ma secondo me potremmo ritrovarci Lilia come sfidante alla Lega Pokémon o addirittura come il campione stesso della Lega di Alola. Supponendo infatti che abbia deciso di allenare Pokémon per migliorarsi, cosa prevedibile visto il carattere maturato della ragazza nella trama di Sole e Luna, potrebbe aver deciso la stessa Lilia di affrontare la Lega Pokémon, magari per migliorarsi e magari come Rosso e Blu presentarsi come campione prima ancora del personaggio giocante stesso. Del resto è difficile immaginare che come campione possa rimanere Kukui visto il fiasco che ha riscosso durante Pokémon Sole e Pokémon Luna. Quindi il posto rimarrebbe vacante. Che possa essere proprio la figlia di Samina in un processo di crescita caratteriale all'interno del gioco a diventare campionessa prima di noi stessi? E se così fosse, seguirebbe la linea marcata dall'anime Pokémon e allenerebbe Pokémon di tipo ghiaccio? Perché no, Der? La Lega si trova su un promontorio innevato, quindi Lilia insieme al suo ipotetico Ninetales form Alola calzerebbe sicuramente a pennello in un ambiente del genere. E voi ragazzi, che cosa ne pensate di questa breve teoria? Pensate che Lilia possa avere un ruolo molto particolare come quello di campione ipotetico all'interno di Pokémon Ultra Sole e Pokémon Ultra Luna? O ritenete che semplicemente rimarrà il solito rivale? Secondo me è un personaggio troppo particolare perché non venga caratterizzato con qualcosa di veramente speciale. In ogni caso lascio a voi la parola nei commenti, mi raccomando se il video vi è piaciuto lasciate un bel mi piace per sostenere questo format, iscrivetevi e commentate con la vostra opinione, mi raccomando passate dai social in descrizione per rimanere sempre aggiornati sulle attività al di fuori del canale e premete la campanella per ricevere ogni giorno i feed dei video. Detto ciò ragazzi, noi ci becchiamo per l'appunto in un prossimo video!